questo libro, già è stato ricordato, ripercorre il ruolo fondamentale svolto da Borgia in seno alla pubblica amministrazione, ai vertici della pubblica amministrazione nazionale, nell'arco di molti decenni, potremmo dire di mezzo secolo. E su questo ruolo e sul contributo di Borgia alla vita amministrativa del Paese abbiamo già ascoltato l'importante intervento di Gianni Letta e penso che altri ne ascolteremo. Ecco, da parte mia vorrei soprattutto soffermarmi su alcuni aspetti, su alcuni momenti della biografia e della personalità di Giuseppe che emergono con grande chiarezza e emergono con evidenza da queste pagine, grazie al suo racconto che è stato sapientemente guidato, potremmo dire, da Pino Nano. Ecco, in primo luogo mi riferisco ad un aspetto su cui è intervenuto anche Gianni Letta, e cioè il tema della calabresità, potremmo chiamarlo. Mi sembra molto eloquente il fatto che una parte notevole di questo libro, le molte pagine che all'inizio sono dedicate ai ricordi di Giuseppe sulla sua adolescenza, vissuta in Calabria, a San Procopio e Palmi, tocchino questo tema della realtà di una regione così ricca e così vivace, potremmo dire. Giuseppe ripercorre la vita trascorsa nell'ambito di una famiglia numerosa, nel rapporto vivo e costante con un mondo, un costume, una cultura ricca, carica di sentimenti, di umori, di passioni che segnano la fisionomia e la dimensione di questa realtà, vissuta anche con il richiamo alle bellezze naturali di una terra aspra e selvaggia, con il suo mare, con le sue montagne. E devo anche sottolineare che tra le cose che mi legano a Giuseppe c'è anche ci sono anche queste comuni radici calabresi che singolarmente, vorrei dire, si collocano sui due versanti della Spromonte, versante tirrenico e versante ionico. Ecco, e dalle pagine che Giuseppe dedica alla sua terra, a quegli anni vivaci della sua giovinezza, non possiamo non cogliere anche il richiamo ad alcuni valori permanenti presenti nella società calabrese, nonostante i non pochi e gravi problemi che la attraversano. Presente in quella realtà umana e sociale il retaggio di una cultura nella quale permane il senso della famiglia, dell'onore, della solidarietà, dell'accoglienza, e di questi valori le parole che vengono dedicate alla sua terra e alla sua famiglia da parte di Borgia ne sono una testimonianza viva, intensa, vorrei dire, e si tratta per certi aspetti di quei legami che consentono ai calabresi lontani dalla loro terra quasi di riconoscersi, di solidarizzare nel nome di una comune appartenenza. Ecco, volevo appunto sottolineare questo aspetto che mi sembra attraversi in qualche modo questo libro. E il secondo aspetto è invece legato all'esperienza vissuta da Borgia presso l'Istituto Sturzo alla fine degli anni 50, come già è stato ricordato da Nicola Antonetti, quando egli, cogliendo l'occasione offerta da un bando di borse di studio bandite dall'Istituto Sturzo per il primo corso di sociologia storicista nel 1958, entrò in questo istituto e nelle pagine che lui dedica a questo periodo si coglie un'attenzione, un rilievo particolare a questa esperienza. Direi che anche in questo caso
diciamo, questa esperienza si lega anche alla mia partecipazione a quella stessa, a quello stesso corso, e diciamo, un'esperienza che ha inciso profondamente sul mio destino, come su quello di Giuseppe e di molti altri amici e colleghi che ne furono protagonisti. Ecco, ricordo la seduta inaugurale di questo corso in occasione dell'ottantesimo compleanno di Sturzo, che nella prolusione spiegò il carattere della sua elaborazione sociologica ispirata allo studio della società in concreto, basato sulla storia e dalla storia vivificato. E al termine del corso Sturzo volle anche ricevere i corsisti nella sua residenza presso le suore canossiane, interessandosi dei loro studi, li invitò a scegliere le strade che sentivano più congeniali, assecondando la loro vocazione e le loro aspirazioni. Ecco, Borgia ricorda, potrei dire con intensa emozione, questa sua esperienza, il suo accostarsi al pensiero di Sturzo, il suo incontro col sacerdote Calatino, e individua in questa esperienza una scelta importantissima, determinante, decisiva, di fondamentale importanza, quasi rivoluzionaria per la sua crescita personale. Scrive tra l'altro Giuseppe: bisognava esserci allora per capire cosa era realmente quella scuola e quell'istituto. Bisognava averlo frequentato, quel nostro microcosmo, per capire fino in fondo il vero perché del successo strepitante dello Sturzo in Italia e in Europa. Tra quelle mura si respirava un'aria quasi rarefatta, dove la testimonianza pratica dello Sturzo sembrava aleggiare dovunque, e dove l'impegno dei cristiani militanti aveva assunto le sembianze di una missione magistrale. Ecco, e si trattò indubbiamente di una esperienza fondamentale per coloro che ne furono coinvolti. E condivido quindi le parole di Giuseppe: quella scuola è stata importante, ha contribuito ad arricchire la formazione civile, culturale, umana di coloro che ne furono compartecipi, sia in quel primo anno sia poi nei corsi degli anni successivi. E, nella ricostruzione di questo periodo della sua formazione, potremmo dire, culturale e scientifica, Borgia ricorda le materie che venivano insegnate, la storia contemporanea, l'economia, la sociologia, gli studi sul materialismo dialettico, sulle istituzioni dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, il diritto costituzionale, e fa i nomi dei maggiori docenti di questo corso, e qui posso ricordare Vincenzo Filippone, Mario Daddio, Gabriele De Rosa, Guglielmo Negri, padre Vetter, padre Oss. Ecco, e certamente la sua attenzione è dedicata in particolare alla figura di Gabriele De Rosa. Proprio nel 58 De Rosa aveva ottenuto la libera docenza di storia contemporanea e aveva iniziato questa sua attività di insegnamento presso l'istituto. E Borgia così ne traccia le qualità di docente. È stato lui a prenderci per mano, a insegnarci a capire meglio le mille sfaccettature antropologiche e politiche della società di allora. Colse l'importanza del suo ruolo e la sua eredità culturale. Vorrei aggiungere che De Rosa dedicò quel corso di lezione alle vicende del movimento cattolico italiano dalle origini fino alla crisi dello Stato liberale, e grazie a lui si aprì, per così dire, un mondo nuovo. Si trattava di storie, uomini, eventi che non avevano ancora trovato spazio nel campo degli studi storici. Non ce n'era traccia non solo nei manuali di storia, ma neanche nei corsi universitari.
Ecco, De Rosa aprì ai giovani corsisti che ascoltavano le sue lezioni questi nuovi scenari di una ricerca storica originale, suggestiva. Apriva cioè quel filone storiografico sulla storia del movimento cattolico destinato poi a produrre straordinari e significativi risultati. Ecco, ma per Borgia, e qui vorrei fare una ulteriore annotazione, diciamo così, di carattere umano, la frequenza al corso presso l'Istituto non fu soltanto un'occasione per acquisire gli strumenti per la sua formazione, ma anche un evento che ha segnato la sua intensa e ricca vicenda umana, perché proprio in questo istituto, potremmo dire in questa sala, lui conobbe e si innamorò di un'altra corsista, Piera, che divenne sua moglie, e assieme hanno vissuto e continuano a vivere una lunga e felice vicenda familiare. Come è noto, Piera era anche figlia di Giuseppe Rapelli, una delle figure più importanti nella storia del cattolicesimo sociale e politico italiano, e Borgia ricorda e descrive con grande rispetto, potremmo dire, direi anche con una sorta di soggezione, la figura di questo illustre suocero piemontese. Descrive con grande sincerità questo rapporto quando afferma: io gli davo del lei anche quando stavamo a tavola in famiglia, nei momenti più intimi e più confidenziali, e la cosa ha creato spesso e volentieri un diffuso senso di disagio che era comunque comune. Anche quando sedeva a tavola con noi nell'intimità della nostra casa, lui era un uomo sempre austero, serio, elegante, a volte anche quasi burro. Mi sono chiesto mille volte cosa avrei potuto fare per allentare quella tensione, ma non fu mai facile. Ecco, comunque, procedendo, come già è stato ricordato, questo libro ha soprattutto il merito di ripercorrere le importanti funzioni svolte da Giuseppe Borgia nelle altre sfere della vita amministrativa del nostro paese. È una carriera ricostruita con attenzione, dove si sottolinea in particolare i momenti di svolta, le iniziative che hanno caratterizzato il suo ruolo di alto funzionario dello Stato. Non si tratta però di un racconto per specialisti di diritto amministrativo. La carriera di Borgia è ripercorsa con la costante attenzione ai suoi sentimenti, ai suoi legami familiari, alle sue amicizie, alle sue idee, alla sua fede e alla sua religiosità, anche ai rapporti con sacerdoti di grande spessore spirituale, quali ad esempio Don Nottola. È in questo ambito, in questo quadro, che diciamo così è lontano da una prospettiva di tecnicismo burocratico, potremmo dire, si coglie anche uno straordinario sfondo storico, con particolare attenzione alle vicende della vita pubblica italiana, della storia della nostra Repubblica e dei suoi protagonisti. Sappiamo quanto questa storia sia ricca e complessa. Sappiamo anche che a partire dalla seconda metà del secolo scorso la vita politica ed economica del nostro paese ha conosciuto certamente le sue crisi, ma anche importanti risultati. È soltanto un giudizio preconcetto, spesso ricorrente, tende a negare. E in quella stagione, grazie al contributo di figure significative della vita politica nazionale, il nostro paese ha conosciuto risultati non trascurabili che hanno consentito la crescita e lo sviluppo civile ed economico italiano. Il libro offre da questo punto di vista un contributo non trascurabile. Assistiamo infatti a una ricca galleria di personalità politiche che con Borgia hanno collaborato in diversi ambiti della pubblica amministrazione. Sono nomi ben noti nel quadro della vita politica nazionale, da Andreotti a Gianiletta, a Flaminio Piccoli, a Lamberto Dini, a Giuliano Amato, a Cirico De Mita,
Carlo Donat-Bertin, Tiziano Treu, Gino Giugni, a futuri presidenti della Repubblica come Leone, Ciampi, Scalfaro, Napolitano e molti altri che hanno accompagnato, possiamo dire, questa intensa attività di Giuseppe Borges. L'aspetto interessante di questo libro lo possiamo cogliere nell'attenzione che Borges dedica a questi personaggi, lasciandoci per ognuno di essi un ritratto, un giudizio che nasce dal rapporto diretto avuto con essi. Potremmo definirli una serie di medaglioni che descrivono, alla luce di un rapporto e di una testimonianza diretta, alcuni tra i grandi protagonisti della storia del nostro paese. E sotto questo aspetto il libro di Nano e di Borgia costituisce una fonte di notizie, di episodi, di vicende legate agli esponenti autorevoli della classe dirigente del paese, che non potrà non essere utile a chiunque voglia ripercorrere, voglia studiare aspetti e momenti cruciali della storia repubblicana. E quindi dobbiamo essere grati a Pino Nano e a Giuseppe Borgia per questo bel libro che ci ha aiutato a ripercorrere la vicenda umana, familiare, culturale, professionale di una figura che ha ricoperto cariche e svolto compiti di primo piano nell'amministrazione dello Stato e che ci ha anche consentito di ripercorrere pagine importanti per la storia del nostro paese. Grazie.